Offensiva, punitiva, inefficace. È durissimo il giudizio dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla riforma della giustizia varata nelle linee guida dal governo lo scorso 29 agosto. Una mistificazione, accusa il sindacato delle toghe. Si pretende di realizzare la riforma della giustizia con la riforma dei giudici. Per quanto ad oggi è noto, i disegni di legge della riforma appaiono il prodotto di un approccio molto superficiale. Offendono la magistratura con l'insinuazione che la crisi della giustizia dipenda dalla presunta irresponsabilità e scarsa produttività dei magistrati. Sotto accusa soprattutto la nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati e l'annunciato dimezzamento della chiusura estiva dei tribunali con conseguente taglio delle ferie dei magistrati. Le ferie sono in linea con quelle della categoria dei dirigenti, replica l'ANM, che spiega che la chiusura dei tribunali garantisce anzitutto all'avvocatura una pausa ragionevole dell'attività ordinaria. Continua la nota. L'annunciata riduzione delle ferie, decisa senza alcun confronto, se confermata sarebbe un grave insulto per il metodo usato e per il significato che esso esprime, tanto più perché è fatto con decreto quando ci sono altre urgenze. In conclusione, per l'ANM la riforma è inefficace, è frutto di un compromesso e contiene norme punitive ispirate a logiche del passato. Un nuovo capitolo dello scontro tra politica e magistratura, un atto di accusa contro il governo, premessa di uno scontro durissimo. Le reazioni non si fanno attendere, critiche ingenerose e contraddittorie di un dialogo tra governo e ANM mai interrotto, replica il vice ministro della giustizia Enrico Costa, nuovo centrodestra, che registra quella che definisce una strana coincidenza. I toni dell'ANM sono cresciuti con il provvedimento che riduce le ferie dei magistrati, convinzioni o convenienze. Dal PD risponde il responsabile giustizia, Alessia Morani. La nota dell'ANM stupisce per i toni ma soprattutto per i contenuti. Alcuni giudizi espressi sono ingenerosi e fortemente ideologizzati.